riunite Industria e Commercio e Turismo del Senato e Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera, del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che ringrazio, che è qui in presenza con noi. Approfitto anche per salutare il Presidente Girotto, che è invece collocato al Senato. L'audizione in merito alla relazione sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, riferita all'anno 2021. Nuovamente porgo ringraziamenti al Ministro per aver sollecitamente risposto all'invito delle commissioni approfitto anche per salutare, oltre che il senatore Girotto, chiaramente tutti i senatori e tutti i deputati che sono collegati da remoto. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla web TV dei rispettivi siti istituzionali. Prima di cedere la parola al Ministro, comunico che le presidenze hanno convenuto su un'organizzazione del dibattito che è già stata comunicata ai gruppi. Gli eventuali parlamentari è riservato un tempo complessivo di circa un'ora, suddiviso tra le due commissioni, secondo lo schema che appunto vi è stato in qualche modo consegnato. Do la parola al Ministro, ringraziandolo nuovamente per essere in presenza. Prego, Ministro. La ringrazio, Presidente. Quindi io cercherò di essere breve, così se ci sono domande abbiamo più spazio per i parlamentari, come è giusto. Allora, vado molto velocemente, mi avvalgo di slide, così cerchiamo di essere anche in questo modo più ordinati e più veloci nell'esposizione. Allora, PNRR è una grande opportunità, lo sappiamo, e ci sono sostanzialmente due pilastri. I due pilastri sono sostenibilità e digitale, e quindi questo di fatto è lo schema di fondo su cui si delineano gli interventi che abbiamo messo in campo. Allora, partiamo dal primo punto. Il primo punto digitale riguarda appunto il nuovo hub digitale del sistema Italia, il portale italia.it per capirci, però qualcosa di più chiaramente approfondito rispetto a un banale portale. Ora, considerazione di base. Noi abbiamo un problema come sistema paese. Siamo a gennaio il paese più cliccato al mondo, più desiderato al mondo, a consuntivo quinti sesti. Quindi abbiamo un problema di promozione. Siccome di fatto la promozione passa principalmente per il digitale, il primo obiettivo che ci siamo posti, il principale obiettivo che ci poniamo è di migliorare questo aspetto. Perché come mai siamo i primi e nel frattempo, durante l'anno, la Spagna ci passa ampiamente avanti come quote di mercato? Uno dei punti di forza è proprio la promozione digitale. Quindi che cosa intendiamo fare, che cosa stiamo facendo? Sostanzialmente andiamo a prendere i benchmark migliori che ci sono sotto questo aspetto, appunto Spagna, ma anche Svizzera, Giappone, giusto per fare degli esempi, e cerchiamo di fare meglio se possibile, uguale quantomeno. Questa è la sintesi estrema. Che cosa prevede questo portale e come siamo messi nello stato d'attuazione? Quello che si prevede è appunto di ricreare un vero hub digitale che abbia due obiettivi fondamentalmente. Uno, di integrare l'offerta che già esiste delle diverse DMO regionali e territoriali. Due, di fare una promozione integrata ben fatta. Tre, di fornire dati. Allora, partiamo dall'ultimo punto, fornire dati. Attualmente gli operatori si possono avvalere di dati che però sono vecchi di un anno, perché i dati Istat arrivano un anno dopo. È evidente che non sono utilizzabili per fare offerte commerciali di qualità. Serve il dato del giorno prima, non di un anno prima. Quello è perfettamente inutile. Su questo aspetto sono già stati rilasciati i dati più aggiornati. A breve, intendo nell'arco di qualche settimana, saremo in grado di fornire finalmente dei dati utilizzabili sotto questo aspetto. In generale, la prima release dell'hub con più o meno il grosso del lavoro svolto sarà disponibile entro maggio, massimo giugno di quest'anno. E qui che cosa si va a fare? Esemplifico sempre per capirci velocemente. Uno standard generale, quindi la grande cornice generale,
Però la cornice va riempita di contenuti. I contenuti poi li devono giustamente fornire da un lato i territori, dall'altro gli operatori, e quindi questa parte è delegata al territorio. Quindi è fondamentale l'interoperabilità dei sistemi e dei soggetti coinvolti. Quindi questo è il principale obiettivo. Però non solo territorio, ma anche temi, tematiche. Faccio anche qui degli esempi per capirci. È chiaro che se parliamo di territorio, il Lazio ci penserà a sviluppare al meglio l'offerta del Lazio, con territori, eventi, paesaggi, quello che è, ma per quanto riguarda i temi, quelli devono essere sviluppati in maniera verticale. Per esempio, se parliamo di motori, esiste un'associazione delle città dei motori, erano 34 città, adesso sono aumentate, non mi ricordo più quante sono arrivate, di modo che chi è appassionato di quel tema sappia che cosa è disponibile come offerta in tutto il paese. Lo stesso discorso vale per la lirica. Stamattina abbiamo fatto un interessante incontro per quanto riguarda, sempre per fare degli esempi, le battaglie della Seconda Guerra Mondiale, eccetera, eccetera. Quindi territori e temi. Questo per quanto riguarda la promozione, poi chiaramente l'integrazione con le DMO per arrivare poi alle prenotazioni, quindi non solo promozione ma anche arrivare al lato prenotazione, e fornitura di dati in tempo reale per poter fare delle offerte mirate. Sostanzialmente fare quello che fanno gli altri, possibilmente meglio. Secondo punto, sostenibilità. La sostenibilità, e poi sul digitale torneremo, la sostenibilità è un tema anche qui molto ampio. Io cerco di esemplificare il concetto, perché è come il termine resilienza, il termine sostenibilità è abbastanza abusato. Io penso che sia facile capire, Ministro, che cosa intende. La devo interrompere, però prego. Purtroppo abbiamo un problema di collegamento e i colleghi senatori non ci riescono a sentire. Mi dispiace, ma ci non dobbiamo problema, fermare un attimo.
magari se il Senato mi dà un ritorno in modo tale da chiedere al Ministro cortesemente di riprendere là da dove l'ha lasciato. Presidente, noi la sentiamo benissimo, perlomeno adesso sta parlando lei, la sentiamo benissimo. Perfetto, grazie. Allora ridò la parola al Ministro. Prego, Ministro. Grazie mille. Ecco, vedi che abbiamo tanto da fare sul digitale. Non riusciamo a essere connessi Camera e Senato. Quindi immaginatevi il lavorone che abbiamo da fare per fare un portale digitale come Dio comanda. Allora, la sintesi estrema, e riprendo da qua e poi andiamo avanti, ci sono oltre 100 milioni di euro per questo fine. Il fine è appunto creare questo portale, ma più che un portale è sostanzialmente un ecosistema che riesca a far parlare i sistemi già esistenti, a promuoverli verso le innovazioni, da quello che c'è fino agli NFT, giusto per darci un ordine di orizzonte. Abbiamo un termine molto ampio per completare il tutto, addirittura 2024. Il nostro obiettivo invece è chiudere tutto nel 2022 e avere già il grosso del lavoro svolto entro l'estate di quest'anno, maggio-giugno di quest'anno. Abbiamo già dato tramite Consip gli affidi per poter realizzare la piattaforma e siamo in collaborazione e in connessione con le regioni per le DMO territoriali e gli operatori per connettere il tutto. Ok, passiamo al secondo pilastro, è appunto la competitività del sistema, la sostenibilità. Ecco, torno su questo punto, definizione di sostenibilità, termine abusato. Allora, noi abbiamo un patrimonio che è immenso, perché il patrimonio del sistema Italia è evidentemente un patrimonio immenso. Sostenibilità, dal mio punto di vista, semplicemente vuol dire che il patrimonio lo devi far rendere, non lo devi consumare e possibilmente far crescere. Ecco, penso che declinando in questo modo la sostenibilità è anche più facile capire dove vogliamo andare come sistema paese. Per quanto ci riguarda, quindi, sostenibilità, in particolare, date le poche risorse a nostra disposizione, ci siamo concentrati sul miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva. E su questo tema abbiamo un pacchetto, il grosso dei 2 miliardi e 4 va appunto per questo obiettivo. E qui come si ripartiscono questi 2 miliardi e 4? Il grosso, circa 1 miliardo e 8, va in questa direzione con 500 milioni, mezzo miliardo per il credito d'imposta 80%. Abbiamo per definizione scelto l'80%. Se mi permettete una piccola parentesi, come mai il 110 ha tutti questi problemi? È proprio perché 110 non è 80, perché quando uno ci deve mettere una quota, hai il simpatico obiettivo di, uno, valutare che il progetto sia buono o no, perché se ci devi mettere il 20% prima di buttarli via ci pensi su 80 volte. Due, controlli i prezzi e quindi non hai il problema che abbiamo avuto di esplosione di prezzi. E tre, chiaramente questo è un beneficio anche per la finanza pubblica. Quindi abbiamo scelto volutamente una misura dell'80%, a nostro avviso ampiamente sufficiente per garantire l'appetibilità della misura, anzi penso e sono convinto che dovremo rifinanziarla nel corso già di quest'anno, perché andranno sostanzialmente bruciati in poco tempo. Oltre a questo ci sono misure, circa 100 milioni per la digitalizzazione, e ci torniamo sopra, tour operator, agenzie di viaggi, un fondo BEI per la sostenibilità, ci torniamo sopra, e poi eccetera eccetera, quindi non elenco tutto il dettaglio. Passiamo al punto successivo, contributi a fondo perduto. Assieme alla misura credito d'imposta, e che quindi riguarda lavori che devi autofinanziarti, e poi vedremo, ci sono misure che finanziano questa tipologia di lavori, perché il credito d'imposta arriva quando il lavoro l'hai fatto e quindi c'è bisogno di finanza per poterlo fare. Assieme a questa misura c'è una misura di contributo a fondo perduto, e quindi si va. Va bene, proviamo così. Si vede che questo non funziona. Assieme al credito d'imposta c'è il contributo a fondo perduto,
le due misure sono cumulabili in parte, dopo uno sceglie il mix che preferisce, e questo vale circa, no, vale 500 milioni di euro. Le finalità sono sempre le stesse e i soggetti sono sempre gli stessi, sostanzialmente strutture ricettive a ampio raggio, quindi non solo alberghi ma di tutto di più, tutto ciò che è struttura ricettiva. Anche per le tipologie di investimenti abbiamo scelto un ampio spettro. Ok, l'efficientamento energetico, ci mancherebbe altro, però anche barriere architettoniche, perché è fondamentale anche il turismo accessibile, ma anche banalmente gli arredi piuttosto che riqualificazioni, eccetera. Anche perché il nostro obiettivo è comunque garantire la filiera il più possibile italiana. E quindi, se per esempio parliamo di arredi, va da sé che sì, c'è un contributo per gli arredi, ma questo a cascata aiuta il sistema paese, perché gli arredi sostanzialmente si fanno da noi. Bene, oltre a questo abbiamo previsto una serie di operazioni di carattere finanziario, e quindi parliamo di garanzie. Questo fondo 358 milioni, che evidentemente ha un effetto leva, apro e chiudo una parentesi, i 2 miliardi e 4 sono oggettivamente pochi su circa 200 miliardi, quindi l'1% dei 200 miliardi o poco più, e quindi abbiamo scelto di fare più misure possibile con effetto leva, di modo che questi 2,4 diventano circa 7, altrimenti oggettivamente per il turismo, che vale il 13% del PIL, si faceva poco. Queste garanzie servono appunto per sostenere le aziende del settore turistico, avvio di nuove attività, ma anche di attività in essere, quindi anche rimodulazione di prestiti già fatti, quindi dare un po' di aiuto nell'accesso al credito, che sappiamo essere un problema forte per il sistema turismo, che vive un paradosso, perché se oggi un'azienda turistica vuole andare ad attivare credito presso il sistema bancario, si vede messo un alert molto forte, perché il turismo viene visto ancora come attività rischiosa, perché c'è la pandemia, ancorché sostanzialmente finita, fra 15 giorni è finita, e quindi finalmente vediamo la fine del tunnel. Però questo, qual è il paradosso? Che mentre il sistema bancario mette un alert e non finanzia, abbiamo operatori, investitori stranieri che vengono nel nostro paese e investono nel settore turismo, finanziati dal settore bancario italiano. Quindi questo è oggettivamente un paradosso, perché poi alla fine paghi anche le commissioni, sostanzialmente inutili per questo giro del fumo. Ok, il prossimo punto. Qui abbiamo un fondo particolare, 180 milioni. Questo è un fondo rotativo. È un fondo rotativo che ha però un target più ampio. Mentre il credito, il contributo a fondo perduto e anche il credito d'imposta sostanzialmente si rivolge a investimenti di importi medio-bassi, se ci sono investimenti più rilevanti, abbiamo pensato a un fondo rotativo che si autoalimenta con le restituzioni e consente, avendo prestiti garantiti e agevolazioni finanziarie, di fare investimenti di più ampio respiro. E quindi, per semplificare il concetto, abbiamo pensato a un mix di misure che vanno dalla piccola attività alla grande attività, perché sappiamo che ci sono attività di diverse tipologie, dalla piccola struttura ricettiva proprietaria dei muri, a chi è in locazione, alla media azienda, al gruppo, alla catena, e quindi si sono pensate misure diverse per le differenti tipologie di imprese. Oltre a questo, chiaramente, ecco, giustamente, sottolineiamo che queste sono tutte misure già operative, nel senso che abbiamo già fatto tutti i decreti entro la fine dell'anno, gli avvisi sono pubblici e quindi sostanzialmente sono tutte operative. Non stiamo parlando, questa penso sia una premessa importante, di vedremo, faremo, sono tutte misure in essere. Ecco, poi abbiamo questa misura interessante, tornando alla digitalizzazione. Prima abbiamo parlato del portale, dell'hub digitale, ma quello vale per la parte nazionale, però abbiamo la necessità che tutto il sistema faccia un salto in avanti sulla digitalizzazione, quindi ci sono 100 milioni di euro di finanziamento, contributo a fondo perduto per chi ha
fatto nell'ambito di, parliamo di agenzie di viaggi, tour operator, investimenti in ambito digitalizzazione. Chiaro, dato il target, ci rivolgiamo soprattutto alla grande numero di piccole e medie aziende. Grandi aziende, grandi tour operator che fanno investimenti nell'ordine di decine di milioni dovranno rivolgersi a altre misure, misure più di carattere finanziario. Questo si rivolge più alla platea delle agenzie di viaggio e in generale delle aziende, delle piccole e medie aziende. Anche questa misura è operativa. Poi abbiamo questo fondone, fondo BEI di 500 milioni di euro, che però è interessante perché è una leva 3 e quindi in realtà sono 1,5 miliardi. 1,5 miliardi di euro finalizzato al turismo sostenibile. Quindi è una misura con ampie capacità di utilizzo che consente appunto di finanziare investimenti a medio-lungo termine a tassi agevolati per ancora la digitalizzazione, sostenibilità, efficienza energetica. E allora esemplifichiamo, facciamo un esempio così ci capiamo tutti. Se un comune, una regione vuole fare una funivia che evita di fare la strada e direttamente passi da valle e vai a monte evitando di fare la strada, questo è turismo sostenibile, giusto per capirci. E in quest'ottica qui abbiamo la possibilità di fare con piccoli investimenti territoriali di capitalizzazione una leva finanziaria, investimenti interessanti che vanno nell'ottica della sostenibilità. Era giusto per fare un esempio di delle cose che noi possiamo fare e che hanno un'ampia leva, perché 1,5 miliardi distribuiti su tutto il territorio sono tanti investimenti che possiamo fare in poco tempo mettendoci il giusto. Il giusto intendo soprattutto la capacità di idee. Anche questo è operativo, abbiamo fatto come si dice, gli accordi necessari con BEI, MEF per le modalità di utilizzo e quant'altro. Poi abbiamo un fondo 150 milioni, anche questo interessante, per la riqualificazione di immobili distribuiti sul territorio ad alto potenziale turistico. Su questo sappiamo c'è molto da fare, che poi il tutto non si esaurisce con questi fondi. Per esempio possiamo, e stiamo anche già lavorando con Invimit per attivare anche fondi Invimit che vanno in questa direzione, quindi andiamo oltre questa dimensione finanziaria. Però l'obiettivo principale che ci vogliamo porre è l'aggregazione, non solo la sostenibilità e quindi il miglioramento e il rischio che alcune situazioni anche simboliche del nostro paese, penso alle terme di Montecatini, giusto per fare un esempio, ma dico così perché ho il Presidente, quindi mi viene facile fare esempi che la riguardano, non solo in questo senso, quindi esempi simbolici, iconici, ma l'interesse generale è andare verso l'aggregazione, quindi creare una, due, tre catene che abbiano la possibilità poi di competere sul mercato globale. Quindi il nostro obiettivo non è tanto risolvere il singolo problema, ma creare qualcosa che poi resti come investimento futuro. Poi abbiamo questo fondo Caput Mundi che riguarda proprio la città di Roma. La città di Roma, sappiamo tutti, è inutile che ce lo diciamo, è simbolica per il sistema paese, è simbolica per la ripartenza. E non è un caso che ieri ci siamo visti con il sindaco Gualtieri per annunciare questa manifestazione che faremo con Jacobs e quindi sostanzialmente un evento di carattere mondiale per rifare la finale dei 100 metri, ma non solo, anche altri eventi a latere, perché dobbiamo proprio dare l'idea che il sistema paese riparte. Noi abbiamo questa grande opportunità, fra 15 giorni non si parlerà più di Covid se Dio vuole e si parlerà solo di ripartire. E qui chi parte prima ha la marcia in più. Questo progetto Caput Mundi ci consente di investire 0,5 miliardi proprio su Roma Capitale nell'ottica di dare in vista del Giubileo una nuova veste a Roma, creare nuovi percorsi che
portino i turisti fuori dai normali attrattori, quindi distribuiscano il flusso turistico su tutto il territorio della città di Roma e non solo, perché adesso tutti parliamo di crisi del turismo, però appena riparte ci troveremo di nuovo con il problema dell'overtourism e quindi della concentrazione in pochi siti. Quindi già ragionare in un'ottica strategica che distribuisca meglio questi flussi, secondo noi non è opportuno, è fondamentale, e questo progetto va in questa direzione. Per cui abbiamo l'obiettivo appunto di renderlo operativo a breve, è già operativo. Due cose interessanti al riguardo: proporremo come Ministero una normetta di semplificazione che prevede che la realizzazione di queste opere, parliamo di circa 200 interventi nella capitale, non vengano fatti dal Ministero, perché altrimenti fare 200 appalti da un Ministero con le regole che ci sono, ne parliamo fra 50 anni, ma vengono affidate alla stessa società che farà gli interventi del Giubileo. In questo modo questa enorme semplificazione consente di rendere operativo questo progetto. Penso che questa sia la novità più importante del progetto Caput Mundi. Infine, una riforma, l'unica riforma che fa capo al nostro Ministero è quella dell'ordinamento delle guide turistiche. Qui abbiamo per scelta scelto di lasciar fare al Parlamento, e quindi ci sono in Senato due disegni di legge che riguardano l'argomento, ci siamo già confrontati con la Commissione competente, con i senatori che stanno seguendo la faccenda. Siamo a buon punto per venirne ad una, mentre tutto il resto dipende da noi e l'abbiamo già fatto, questo dipende dal Parlamento, però ci auguriamo che seguano appunto i tempi, perché noi abbiamo voglia di chiudere questa partita, che è una partita che si trascina da ormai una decina d'anni, e quindi questi due disegni di legge possono secondo noi trovare una sintesi, e quindi già nel corso dell'anno, a mio avviso, possiamo arrivare finalmente a una riforma che trovi un quadro giuridico alle guide turistiche definitivo. Questo è in sintesi quello che stiamo facendo, però sono stato veloce, Presidente, per lasciare spazio alle domande. Grazie Ministro, sicuramente insomma faremo il nostro lavoro, quindi immagino che il Senato farà in maniera celere il suo per poi mandarcelo a noi e provare a dare una risposta in tempi congrui anche rispetto all'ultimo tema da lei citato. Allora, abbiamo già diversi iscritti a parlare, il primo è l'onorevole Squeri da remoto, prego. Ma intanto andiamo avanti perché non vedo collegato l'onorevole Squeri, quindi il senatore Collina da remoto, prego senatore. Abbiamo dei problemi evidentemente, perché io vedo il senatore Collina ma non lo sentiamo, esatto, lo sto anche salutando come lui sta facendo. Perfetto, ora la sentiamo, senatore, prego, prego. Bene, grazie Presidente, ringrazio il Ministro per la relazione, tutto il Parlamento è impegnato nella valutazione degli interventi legati al PNRR, quindi anche oggi affrontiamo il tema del turismo. Certamente la premessa da fare è che il turismo è competenza regionale, quindi voglio dire c'è un tema di come queste risorse verranno calate sul territorio, in che modo e in che forma. È evidente che il governo deve svolgere un'attività, diciamo così, ad ampio raggio, e quindi con misure in qualche modo specifiche e rivolte ad una platea indifferenziata, come risulta dalla relazione che ha fatto. E quindi, come dire, se da una parte c'è una grande apertura per la possibilità di arrivare a fare domande sulle varie risorse, dall'altra parte
non c'è grande selettività da quello che ha esposto, cioè voglio dire, penso al tema dei prodotti turistici, alle filiere, penso a come si può immaginare una ricaduta e misurare una ricaduta, che tipo di impatto avranno queste risorse, se non si fa un ragionamento per filiera o per tipo di prodotto, per territorio, questa roba qui è difficile da capire. Quindi la domanda è: che tipo di confronto oggi è in corso con le regioni, quali sono appunto le analisi che sono state fatte rispetto alla ricaduta di queste risorse. Chiaramente i temi della sostenibilità e della digitalizzazione sono importanti, però chiaramente questo va anche incrociato con gli esiti degli interventi di sostegno che sono stati fatti nell'ultimo periodo. Faccio solo un esempio: tutto il settore del turismo scolastico è a zero da due anni perché ovviamente non si fanno le gite scolastiche. Questo qui è un semplice esempio. Le filiere della fieristica sono in grande difficoltà. Ecco, da questo punto di vista, ripeto, la selettività di queste misure va misurata insieme alle regioni, per capire luogo per luogo, territorio per territorio, che tipo di impatto potranno avere. Grazie. Grazie senatore, vedo che è riuscito a collegarsi l'onorevole Squeri, che le do subito la parola. Prego, onorevole Squeri. Mi sentite? Sì, ora la sentiamo, prego. Non la vediamo. Non riesco a... Mannaggia. Scusate. L'abbiamo riconosciuta, la voce la conosciamo, quindi proceda pure, prego. Ti dico, ma non mi si attiva il video, mi dispiace. No, allora intanto grazie al Ministro per il suo intervento, che seppur sintetico è riuscito a darci un'idea dei diversi interventi che la sua competenza ha per quanto riguarda il PNRR. Molto interessante sia quello che riguarda l'argomento digitale, sia per quanto riguarda l'argomento sostenibilità. Poi avremo modo, penso, di approfondire proprio nel dettaglio, a livello operativo, quelli che saranno i passi concreti per far sì che queste risorse siano spese in modo tale da rilanciare il turismo, che è un patrimonio primario per il nostro paese. Io avrei due domande molto sintetiche. La prima è questa, cioè per quanto riguarda l'intervento digitale, l'ambizioso piano che è stato presentato, a che punto è di realizzazione? E se immagino di già avere una risposta positiva, ma quanto tutti gli operatori, le categorie interessate, le importanti associazioni che rappresentano il mondo del turismo possono dare contributo per far sì che questo intervento sia poi davvero incisivo, che faccia la differenza rispetto alle problematiche che abbiamo. La seconda domanda è più specifica e riguardo un tema che sta tornando alla ribalta, che è quello delle concessioni balneari. Abbiamo letto che si torna a ripensare di mettere mano a quella che è una sorta di moratoria rispetto ai bandi, siccome l'Europa spinge, siamo sotto infrazione, per cui immagino ci sarà la necessità di intervento su un tema così spinoso. Ecco, sapere che intenzioni ha il governo, auspicando che se non si può impedire, come molte ragioni vanno in tal senso, che queste concessioni siano messe al bando, come comunque tener conto di quanto gli attuali concessionari siano un patrimonio da, non dico salvaguardare, però da mettere in massima attenzione all'interno dei criteri che i bandi
prevederanno in modo tale che non ci siano situazioni per cui si possa vedere conduzioni di grande qualità nelle migliaia di situazioni che le nostre coste attualmente vivono rispetto a interventi di, non so, multinazionali che possono fare appunto interventi con altro tipo di logiche e con spalle più larghe dal punto di vista finanziario. Per cui, ripeto, se c'è già da parte del governo l'intenzione di inserire criteri che non siano solamente collegati al maggior offerente, ma che tengono in considerazione quello che è il vissuto, l'esperienza e quanto questi concessionari stanno dando al turismo e agli utenti e ai cittadini in generale. Grazie. Grazie a lei. Onorevole Masi, prego. Grazie Presidente, ringrazio il Ministro per questa lunga carrellata di tutti i provvedimenti che sta portando avanti come Ministero sul PNRR. In merito al Digital Tourism Hub, chiaramente sappiamo che in passato sono stati già fatti dei portali di offerta turistica, quindi volevo capire anche dal Ministero come si, insomma, può evitare, considerando che parliamo di uno strumento molto più articolato e molto più complesso, gli errori del passato. E sempre in merito all'aspetto della digitalizzazione, un passaggio che hanno fatto spesso gli operatori è tutto quell'aspetto burocratico, quindi dietro le quinte, tutto quello che avviene dietro l'offerta, se si sta facendo anche un ragionamento su quell'aspetto, considerando che ci sono già, diciamo, delle piattaforme attive nella parte degli operatori turistici, pensiamo anche a Infotrav, se vi è un'idea anche di rilanciare quello che è già esistente oppure, insomma, cosa si sta prevedendo. Sulla parte della riqualificazione, quindi credito d'imposta e fondo perduto, c'era un ordine del giorno che è stato approvato proprio nel provvedimento che è passato qui dalla Camera legato al PNRR, dove c'era proprio l'attenzione, si richiedeva l'attenzione del governo anche in fase poi di graduatoria sul discorso del 40% per il mezzogiorno. Se il governo appunto porrà attenzione a questo ordine del giorno che ha accolto favorevolmente e si terrà anche una certa attenzione per evitare ripetizioni a chi già ha ottenuto fondi simili che erano previsti in passato, dico simili perché non sono identici, e quindi si darà una certa priorità appunto al 40% delle imprese collocate in mezzogiorno e chi non ha ottenuto benefici similari. Sempre in merito a questo, sappiamo bene, lo abbiamo ripetuto anche più volte in questa commissione, sia noi lato Parlamento sia lei Ministro, chiaramente i fondi non sono tantissimi per fare una vera e propria rivoluzione in tema di riqualificazione energetica, barriere architettoniche eccetera. Quindi sono qui a chiederle se c'è poi un'intenzione, anche considerando poi chiaramente i dati che avremo una volta che gli operatori avranno partecipato all'avviso e anche i dati del vecchio tax credit che prevedevano anche un numero di imprese superiori rispetto al fondo esistente, se poi c'è un'intenzione l'autogoverno anche magari di aggiungere ulteriori risorse qualora non si riuscisse a soddisfare bene la domanda all'avviso. Sul fondo invece della Banca dell'Unione Europea, BEI, sappiamo che il supporto ai progetti partirà nel secondo semestre del 2022, però volevo capire se sono comunque previsti ulteriori passaggi preparatori proprio per l'accessione a quel fondo, che è sempre un fondo legato al discorso della sostenibilità, in particolare quella ambientale. Volevo chiederle se ad esempio una startup che può accedere al fondo di garanzia che lei ha elencato può accedere contemporaneamente a un'altra misura, cioè se c'è la possibilità per una realtà giovane di accedere magari sia a quello della riqualificazione, quindi che magari ha già avviato l'attività però ha bisogno anche di un sostegno di liquidità grazie al fondo di garanzia, se può accedere anche magari ad altri strumenti interessanti. In ultimo, e concludo, sappiamo che in passato alcune realtà del turismo pare abbiano
attinto a fondi pubblici, però spesso poi non per riqualificare, migliorare le strutture, però spesso non c'è stata poi una continuità di attività. E quindi sono qui a chiederle se vi è un'intenzione di porre o dei filtri prima, diciamo, della fase di erogazione delle risorse o dei controlli post erogazione delle risorse, diciamo, per evitare tutti che le risorse, i soldi dei cittadini che stiamo investendo per rilanciare questo paese non vengano sperperati, ma vengano veramente investiti in ottica di sostenibilità e di digitalizzazione. Grazie. Grazie onorevole Masi. Onorevole Zucconi in presenza, prego. Grazie Presidente, grazie Ministro. Sarebbero tante considerazioni da fare, ma a me interessava oggi fare una domanda precisa sulla quale lei sicuramente ha delle informazioni più precise. Noi sappiamo che il regolamento UE, da cui derivano poi la messa a disposizione delle risorse del PNR, in particolare con l'articolo 11, prevede che entro il giugno 2022 il 30% delle risorse messe a disposizione dei vari paesi vengano soggette, diciamo, a una verifica sulla stima di crescita di quel paese e possono essere decurtate fino al 30%. Ora, siccome il PIL nominale viene dato da fonti governative Istat sicuramente in crescita, una crescita superiore a quello che era stato preventivato, il timore nostro è che quei 58 miliardi circa vengano a essere investiti da una diminuzione. Quindi da lei chiederemmo, vorremmo avere questa certezza, cioè nel senso che se si debba andare a una prevista eventuale riduzione di questi fondi, se questo investirà anche i fondi già esigui, come è stato sottolineato, per il turismo, o se questi verranno quantomeno mantenuti, cioè avranno una precedenza e verranno mantenuti comunque nella loro integrità. Io mi scuso anche se, siccome c'è anche il question time, fra poi mi dovrò assuntare, ma tanto mi collego e io, non essendo al Senato, mi collego bene. Quindi. Grazie, non ce ne vogliano i colleghi senatori. Onorevole Moretto, prego. Grazie Presidente, ringrazio il Ministro per il quadro, la fotografia che ci ha fatto di tutte le iniziative in campo, iniziative volte ovviamente agli investimenti, al rilancio del settore, alla luce anche di forse qualche recente delusione che c'è stata nei confronti degli operatori, in particolare rispetto al rinnovo della cassa Covid, che era stata in qualche modo anticipata ma che poi non ha visto la luce. Quindi ritengo assolutamente fondamentale portare avanti e insistere sui filoni che lei ci ha illustrato. Vado diretta ad alcune domande specifiche. La prima è in particolare per capire se all'interno di questo progetto digitale, che come lei diceva ha lo scopo anche di mettere insieme i dati e di garantire un'interoperabilità, è difficile per tutti, delle banche dati, volevo capire se all'interno di questo processo è prevista anche la conclusione e il perfezionamento di quel codice univoco delle locazioni turistiche brevi, che mi risulta sia un po' rallentato anche dal fatto che mentre alcune regioni attrezzate altre non lo erano, c'era comunque una resistenza, come sappiamo, del mettere insieme i dati. Quindi volevo capire se all'interno di questo processo può trovare termine anche questo percorso che auspico. Mentre sul filone relativo alla competitività e sostenibilità, al quale faceva riferimento, volevo sollevare una questione che in parte in commissione era già emersa, che per la misura del fondo perduto in particolare, se non sbaglio, mi corregga, se no me ne scuso, è previsto diciamo, il criterio dell'ordine cronologico delle richieste per l'assegnazione dei fondi. Ecco, io su questo in generale, non su questa misura, ma più in generale, credo che non sempre l'ordine cronologico riesca a garantire davvero una valutazione del merito dei progetti, e volevo capire se quindi invece in qualche modo era possibile anche per le future misure o già per questa correggere il criterio e inserire dei progetti di merito che non premino necessariamente il più veloce ma quello che fa il progetto migliore. Sappiamo poi che in tal senso questa sorta di click day è anche spesso gestita da dei professionisti del click day che poco sono utili, diciamo, alla crescita del comparto turistico nel vero senso della parola. Le chiedo anche se tutti questi investimenti che si stanno sostenendo e che ritengo fondamentali, che credo
lei con questa misura abbia incrociato una vera esigenza del nostro Paese, potranno portare anche ad una cosa di cui in questa Commissione abbiamo parlato spesso, che è quella della revisione della classificazione delle strutture turistiche, perché un turista straniero o italiano che si muove nel nostro Paese ha anche bisogno di avere garanzia sulla omogeneità e veridicità della classificazione delle strutture, che quindi un 3 stelle sia un 3 stelle a Bolzano, a Genova, a Roma e a Messina, e che un 5 stelle altrettanto, o quale altra classificazione sceglieremo di fare. L'ultima questione riguarda un tema che apprezzo molto che lei abbia inserito tra i filoni strategici che ha citato oggi, che è quello delle guide turistiche. A tal proposito, anche in questa Commissione ne abbiamo parlato spesso, è un problema che il nostro Paese si porta avanti dal 2013 e, se mi permette, la scadenza del 2023, essendo diciamo praticamente fra 2 anni, mi sembra una scadenza un po' troppo avanzata. Lei ha detto che ha deciso di affidare al Parlamento questa riforma, e ovviamente io non potrei lamentarmene da membro del Parlamento. Però volevo fare presente che in questo momento l'ingresso alla professione, l'abilitazione su tutto il territorio nazionale è di fatto bloccata, quindi io credo che ci sia un'urgenza che richiede la risoluzione del problema ben prima della fine del 2023, e le chiedo se a tal proposito ha intenzione in qualche modo di intervenire, anche sollecitando il lavoro del Parlamento, in questo caso del Senato, ma per giungere a una soluzione prima di allora. Sulle concessioni demaniali marittime di cui ha parlato il collega Squeri, non aggiungo, ne abbiamo già parlato ad un mio precedente question time, la ritengo una questione assolutamente fondamentale. Grazie. Grazie, onorevole Moretto. Onorevole Binelli, prego. Grazie Presidente, buongiorno Ministro. Intanto la ringraziamo per la relazione molto puntuale che ha voluto fornire a questa Commissione. E non posso che condividere l'impianto dato per la suddivisione dell'assegnazione dei fondi previsti al PNRR. In particolar modo credo che su 3 aspetti vada un po' incentrato il ragionamento per quanto riguarda il comparto del turismo, che, lo ricordiamo, è una delle principali fonti di produttività del nostro PIL italiano. Ovviamente giusto puntare sulla digitalizzazione e quindi anche sulla promozione del nostro immenso patrimonio, perché, come diceva il Ministro, abbiamo un patrimonio culturale e turistico veramente importante e dobbiamo solo metterlo a frutto. Quindi questa sicuramente è la prima cosa da fare, e su questo siamo tutti d'accordo. Mi permetto di incentrare il ragionamento su 2 aspetti che credo siano fondamentali per il rilancio del nostro turismo, che sono il primo l'adeguamento e la modernizzazione delle nostre strutture ricettive, e su questo noi abbiamo in Italia territori che vanno su binari un po' diversi. Io provengo da una terra che è una regione autonoma, il Trentino Alto Adige, che grazie alle proprie autonomie e potersi gestire le proprie competenze ha investito moltissimo anche tramite contribuzioni, sia per quanto riguarda la riqualificazione delle strutture ricettive ma anche delle strutture commerciali, e le nostre strutture sono, mi permetto di dire, all'avanguardia a livello mondiale. Questo è fondamentale a livello turistico, che il nostro Paese sia in grado di fornire dei servizi e delle strutture ricettive di prima qualità, perché oggi il turista chiede questo. E quindi su questo io credo che si possa anche prendere un po' esempio da quello che è stato fatto nella mia terra. E l'altro aspetto è quello dell'infrastrutturazione del territorio. Noi abbiamo un territorio stupendo, alcune parti del territorio sono difficilmente raggiungibili, per esempio come i piccoli borghi italiani, quindi credo che investire sull'infrastrutturazione e la connettività delle varie zone turistiche sia un passaggio fondamentale. Per fare tutto questo è evidente che ci vogliono un'immensità di risorse, perché bisogna modernare rete viabilistica, rete ferroviaria, la mobilità aerea, così come la mobilità alternativa di cui lei ha accennato, anche la struttura portuale, quindi ci vogliono un'immensità di risorse. Oggi noi abbiamo 2,4 miliardi stanziati. Lei prima ha fatto un passaggio su questo argomento e io condivido il fatto che forse queste risorse siano oggettivamente poche per fare tutto il lavoro che dobbiamo fare. Quindi la domanda è se lei ritenga che queste risorse
debbano essere ulteriormente implementate e se ci sia la possibilità da parte anche del Governo di porre attenzione su questa, su questo aspetto. Grazie. Grazie a lei. Onorevole Vallascas, prego, collegato da remoto, prego. Grazie Presidente. Mi sentite? La sentiamo perfettamente. Due domande veloci. La prima è: come pensa il governo di conciliare la salvaguardia e la valorizzazione ai fini turistici del paesaggio italiano e delle diverse forme di turismo culturale, naturalistico e rurale con lo sviluppo delle rinnovabili? La seconda domanda è relativa, insomma, al tema caratterizzante del turismo 4.0, in particolare proprio la creazione del Digital Tourism Hub. Ecco, come si pone questo progetto rispetto alle OTA? Può essere un'alternativa, oppure il governo non intende affatto affrontare la criticità delle OTA, nonostante appunto le opportunità del PNR di sviluppare una piattaforma digitale nazionale? Grazie. Grazie onorevole Vallascas. La parola al senatore Tiraboschi, che è collegato dal Senato. Prego. No, mi faccio chiamare senatore. Grazie Ministro. Mi perdoni senatrice. Ma va bene, guardi, io mi faccio chiamare senatore, quindi va benissimo. Non entriamo in questa dinamica, rischiamo di non uscirne. Prego. Allora, grazie Ministro per la sua illustrazione molto puntuale e precisa. Qualche riflessione che la pregherei di non prendere come critica o insomma provocazione troppo forte. Lei ha parlato di National Digital Tourism, Digital Tourism Hub e anche di ecosistema. Non le sfuggirà che sono due robe completamente diverse, cioè un conto è finanziare un'infrastruttura, un conto è concepire il modello organizzativo che sottende all'ecosistema. E allora mi chiedo se questo forte coordinamento, per esempio, con il ministro Franceschini, piuttosto che una riflessione puntuale sul titolo quinto e sulle attuazioni già in corso dei progetti digitali delle varie regioni, è stata fatta. Lo dico perché insomma le risorse in campo sono molte e lei ha una sfida che è assolutamente ambiziosa, è quella che deve cambiare il volto al turismo, che deve diventare sempre di più industria. Io dico che lei deve fare qualcosa di molto diverso da quello che aveva fatto uno degli ultimi ministri del turismo, che era la signora Brambilla. Cioè, di fronte a sé c'è veramente, come dire, la possibilità di aumentare il PIL di questo comparto di almeno 5 punti percentuali. E vado al punto. Un conto è la promozione e la valorizzazione del turismo e di tutte le eccellenze italiane, non stiamo a parlare dei prodotti turistici perché lei li conoscerà meglio di me, e quindi di quello che è scritto, ripeto, nel titolo quinto della Costituzione e delle competenze della Regione. Un altro conto è la valorizzazione del dato, che è il vero petrolio del XXI secolo, e quindi questa regia forte, in capo a chi è? Turismo è una delle più digitali di tutte le industrie, e quindi che gioco, cioè che partita vuole giocare il suo ministero nella valorizzazione del dato, per esempio all'interno dell'Agenzia Nazionale dell'Intelligenza Artificiale, che è, come dire, strumento con il quale valorizziamo appunto il dato, del quale il governo non parla più, non si sa assolutamente più nulla. Altra considerazione, la riforma sulle guide turistiche, che è un pezzo insomma, come dire, importante per ottenere una parte significativa delle risorse del PNRR. Non pensa che abbiamo due o tre disegni di legge, no? Dovremmo arrivare ad un punto di sintesi, però non potremmo fare, lo dico anche a questa commissione che ce l'ha in esame, non potremmo fare uno sforzo, il cosiddetto pensiero laterale, e provare a pensare che le guide turistiche devono
come dire, svolgere un lavoro completamente diverso da quello che hanno svolto nel XX secolo. Cioè, oramai ci abbiamo il digitale, loro devono svolgere, come dire, il lavoro sull'analogico e devono saper coniugare bene i due canali nella valorizzazione di tutti i prodotti turistici locali. Quindi fare uno sforzo per far evolvere anche questa figura professionale, che magari banalmente potrebbe andare all'estero anche a rappresentare tutte le eccellenze italiane, non sarebbe male. Infine, una parte significativa delle risorse è destinata appunto al miglioramento delle strutture ricettive, e anche lì un forte coordinamento con una parte significativa del patrimonio immobiliare che si trova nel Ministero di Franceschini, i cosiddetti borghi, insomma, penso che sia un argomento da attenzionare, anche in relazione al discorso che oramai ritengo essere totalmente superato, che è quello delle stelle, perché tutti gli albergatori sanno perfettamente che oramai la reputazione si fa online. Bene, grazie. La parola al senatore Croatti, che è presente al Senato. Ah no, mi scusi, c'è stato un errore. Prima c'è l'onorevole Sani, che è presente qua. Sì, grazie Presidente, grazie signor Ministro. Molto rapidamente, poi mi scuso se dovrò lasciare la seduta, ma ho un impegno in altra commissione, comunque le risposte rimarranno agli atti. Io naturalmente condivido molte delle cose dette dal Ministro su molti punti. Ritengo che il progetto digitale sia particolarmente ambizioso. L'auspicio è che il portale di nuova generazione riesca a imporsi sulla rete, con l'obiettivo di coordinare bene la comunicazione istituzionale, perché molto spesso siamo di fronte ad un eccesso, se vogliamo, anche di promozione, perché siamo abituati al fatto che in questo paese promozione turistica la fanno un po' tutti, e a imporsi rispetto a una comunicazione che spesso è commerciale, no? Il turista che va sulla rete molto spesso, più della comunicazione istituzionale, si imbatte nella comunicazione commerciale e rischia di perdere la strada. Ecco, un nuovo portale nazionale che coordini anche tutto ciò che c'è di istituzionale è auspicabile che vada in questa direzione. Mi soffermo rapidamente sul miglioramento dell'offerta delle strutture ricettive. Le risorse sono poche, ma sono significative se si pensa da dove proveniamo, soprattutto sul piano nazionale, e lo sforzo naturalmente deve essere quello di incentivare in futuro queste risorse. Credo che c'è molta attesa e ci sarà una importante risposta da parte degli operatori. Ora, anche qui altri colleghi hanno sollevato il problema del click deck, che è un problema reale, anche per la fase particolare che stiamo vivendo. Tecnici, imprese e materiali sono molto assorbiti dalla vicenda del 110. Predisporre le domande in tempi rapidi e soprattutto in ordine non sarà facile per i tempi che vengono dettati anche da questo provvedimento. Quindi ecco una raccomandazione, che ci sia, diciamo, una gestione con un po' di comprensione verso la fase che c'è, anche perché le imprese vengono dalla stagione che sappiamo. Spendere e investire risorse in progettazione e quant'altro e poi vedere la propria domanda senza esito positivo rischia di accentuare le difficoltà. E poi sugli interventi ammessi, io ho letto l'elenco delle opere ammesse, non so se ho letto male, però per quanto riguarda l'efficientamento energetico si fa riferimento al decreto dell'agosto 2020, articolo 5 del MISE, sui requisiti. Da qui è escluso il fotovoltaico. In un momento come questo, considerato che il fotovoltaico era compreso nel tax credit del 65% ed è compreso nel 110 ordinario, non si capisce perché è escluso in questo tipo di intervento, in considerazione anche del fatto che il caro bollette è un tema su cui le imprese stanno facendo i conti.
L'ultimo aspetto è quello legato alle garanzie. Ottimo provvedimento, forse in termini di politiche di impresa mi voglio spingere a dire migliore del credito di imposta. C'è un problema di accessibilità, perché comunque anche nel caso di garanzie a costo zero le banche un'expertise sulle imprese lo fanno e sappiamo, appunto, lo ripeto, da che periodo arrivano le imprese con bilanci degli ultimi 2 anni devastati. Ecco, quindi anche su questo occorre una particolare attenzione e magari se riuscissimo a ottenere la moratoria sui finanziamenti già in essere, che è scaduta al 31-12 e che comunque rappresenta ad oggi un problema, sarebbe un risultato indubbiamente apprezzabile per il mondo del turismo. Grazie. Grazie, onorevole Sani. Abbiamo il senatore Croatti, che è collegato dal Senato. Prego. Sì, Presidente, la ringrazio. Innanzitutto esprimo la soddisfazione di questa formazione di questo Ministero del Turismo, una priorità che abbiamo sempre portato avanti, ora come non mai vediamo l'importanza di questo settore. Mi perdoni se magari non ho sentito alcune parti che ha detto Ministro nella sua relazione, che condivido in tante parti. Parlando di turismo potremmo spaziare un po' da tutte le parti, quindi per rimanere su quello che ha detto oggi cerco di fare riferimento allo stato attuale dell'atto che ci avete inviato, faccio sei appunti. Sull'M1C3, il 22, l'investimento 4.2, lo sviluppo di resilienza delle imprese del settore del Fondo BEI, si parla del primo semestre del 2022, ci sarà un trasferimento di 350 milioni, ci piacerebbe capire se queste risorse sono già state stanziate al suo Ministero per sapere se si possono poi insomma fare i passaggi successivi. Nell'M1C3, il 23, l'investimento 4.2, dove si parla di valorizzazione e competitività della tutela del patrimonio ricettivo, nella documentazione allegata si prevedono 50 milioni nel 2021 e 100 milioni nel 2022, sapere insomma se questo processo sta andando avanti correttamente. Sull'M1C3, il 24, l'investimento 4.2, il sostegno alla nascita del consolidamento delle PMI del turismo. Capire perché nello schema c'è il soggetto attuatore e in condizione di attivare l'operatività del fondo di garanzia a sostegno di almeno 11.800 imprese entro il 2021. Capire se quella data del 2021 è proprio corretta, specifica, o in realtà un traguardo di 11.800 imprese che potrebbe essere fissato al 2025 come nella documentazione allegata. Sull'M1C3, 25, gli investimenti 4.2 sul fondo rotativo dell'FRI, si parla di uno specifico avviso sui siti della Cassa Deposito Prestiti del Ministero del Turismo, sapere se è stato pubblicato l'avviso per la ricezione per le istanze. Poi vengo al tema delle guide turistiche, mi hanno fatto molto piacere le sue parole per questo riferimento al Parlamento, alla Camera. Purtroppo parliamo di un tema che va avanti dal 2013 e io ho presentato anche in legge di bilancio e in finanziaria degli emendamenti per cercare di accelerare questa situazione, perché capisce la difficoltà, essendo diciamo parlamentarmente parlando è abbastanza trasversale il tema e non ci sono, come dire, delle linee guida fra tutti i gruppi politici molto similari. Quindi e questa riforma ha veramente bisogno di accelerare. Io le chiedo se ci possiamo aiutare a fare una sintesi, un raccordo, perché è un tema che al dibattito parlamentare purtroppo rimane spesso e volentieri un po' fermo. Quindi se ci fosse la possibilità di fare un raccordo per poter accelerare, perché anche io sono uno dei firmatari di uno di questi disegni, ci potrebbe dare uno spunto, un abbrivio veloce. E faccio sempre l'appello che le faccio continuamente, sia per le guide che per gli accompagnatori come ristori in questa categoria che è veramente, veramente allo stremo in questo momento. L'ultima parte che purtroppo non ho sentito bene è quello sull'M1C3, gli investimenti su Caput Mundi, questo incremento per l'offerta culturale delle periferie, che è il cuore diciamo del problema
su cui si ruota, capire la definizione, se c'è una sorta di accordo di programma per capire come coinvolgerli anche loro, insomma, all'interno di questa, come diceva correttamente lei, collegamento su tutta la capitale. La ringrazio. Grazie senatore, la parola per l'ultimo intervento all'onorevole Andreuzza, prego. Grazie, allora grazie signor Ministro per l'intervento puntuale che sicuramente è apprezzato per tutta appunto la specifica che ci ha dato. Io volevo fare un attimo una considerazione, nel senso che sappiamo tutti che l'opportunità del PNRR è insomma strategica in questo momento per il nostro Paese e la possibilità di avere un Ministero dedicato è una partita che ci dobbiamo appunto giocare al meglio. Tra l'altro in un momento in dove le varie restrizioni Covid nei paesi europei sono diversificate e questo potrebbe anche portare dei vantaggi competitivi diversi per chi parte prima o dopo o per come magari ogni paese investe i propri fondi e la quantità che può investire. Pertanto noi all'inizio appunto abbiamo detto che 2 miliardi e 4 effettivamente non sono molti, però io volevo fare un ragionamento che cui forse non può rispondere oggi, ma può essere utile per la Commissione, perché è più vero che ci sono tantissimi temi che interessano altri ministeri, ma hanno delle ricadute, a mio avviso, che sono dirette nel settore del turismo, perché, non so, penso alla formazione, per esempio, che è un tema su cui anche c'è bisogno di lavorare per migliorare le professionalità di questo settore e soprattutto anche agganciarle ancora di più a questo settore, dato che facciamo sempre più fatica e lo vediamo anche nelle ultime stagioni a trovare persone che si dedicano a questo lavoro. Oppure penso alle infrastrutture che ovviamente non ricadono direttamente nelle sue scelte, però sappiamo bene cosa vuol dire avere un'alta velocità che ravvicina le destinazioni e inevitabilmente muove dei flussi turistici che sono molto considerevoli, o piuttosto che investimenti nei porti, negli aeroporti. Oppure l'agroalimentare, un altro tema molto connesso con la funzione, diciamo, del turismo, ma però che non è nelle sue mani nella gestione diretta dei fondi del PNRR. Magari allora sarebbe importante, se riuscissimo nel tempo, capire anche in tutto questo grande pacchetto che noi abbiamo, innanzitutto io auspico che lei abbia la possibilità di interagire con gli altri ministeri, perché ne vale proprio quello che è l'effetto leva che possiamo avere per il turismo, perché ovviamente lei ha un quadro del turismo sicuramente più completo e per cui si potrebbe canalizzare al meglio delle risorse in altri ministeri semplicemente dialogando nel momento giusto. E poi sarebbe bello appunto avere un quadro che riguarda la materia del turismo, ovviamente legata sia ai fondi che lei gestisce direttamente, però a mio avviso per capire anche effettivamente nel complesso quanto riusciamo a destinare veramente a questa materia. Grazie. Grazie, do la parola al Ministro per la replica, perché appunto intende replicare oggi. Io gli faccio una richiesta, che è questa, proprio perché, come ha visto, c'è un grande interesse su questi temi, insomma, chiaramente a tutti quanti attendiamo anche le varie evoluzioni. Se il suo Ministero potesse metterci al corrente sistematicamente, in maniera anche abbastanza contestuale a quando effettivamente emana le graduatorie, i bandi, insomma avere, diciamo, la possibilità di un monitoraggio vero e proprio, perché questo è molto utile anche per il lavoro poi da parlamentari che ognuno di noi fa sul territorio, perché in qualche modo siamo visti anche come punti di riferimento, indipendentemente dai partiti, ma presenti in tutta Italia, e quindi possiamo essere anche d'aiuto e di supporto poi ai livelli territoriali. Grazie. Allora le do questo. Ah, ok, visto che funziona usiamo questo. Allora, no, Presidente, ben volentieri. Allora, a parte che gli avvisi sono tutti sul sito, eccetera, però sarà nostra cura avvisarvi in anticipo, guardate che questa settimana succede questo e questo, di modo che avete la possibilità di monitorare l'esito di questo lavoro che è in essere, perché tutta questa parte che abbiamo spiegato oggi al 99% è già in corso, quindi adesso dovremo monitorare
l'effetto degli atti amministrativi, non c'è più lavoro di preparazione e atti amministrativi da fare ancora. Allora, andiamo alle risposte puntuali. Collina. Collina chiede competenze regionali, e qui siamo sempre al tema del titolo quinto, ma in realtà il titolo quinto esiste, la Costituzione esiste, basta applicarla. La Costituzione dice che ci sono competenze condivise e dice che c'è leale collaborazione. Le due cose non sono in contrasto. Tant'è che applicando la leale collaborazione abbiamo chiuso con le regioni, per esempio, la partita della banca dati delle strutture alberghiere e extraalberghiere, che si trascinava da anni. È questione di buona volontà, quindi non bisogna inventarsi ogni volta quando c'è un problema la modifica della Costituzione. A mio avviso basterebbe più che altro applicare la Costituzione. L'impatto delle misure. Sull'impatto delle misure abbiamo due ordini di misure automatiche. Uno sono i target UE. Per ogni misura ci sono delle milestone con dei target che devi raggiungere, e quelli o li raggiungi o non li raggiungi. Quindi questo è il primo punto. Però quello che ci interessa di più dal punto di vista dell'effetto delle misure messe in campo dal Ministero del Turismo è il modello macroeconometrico del MEF, che ha misurato l'impatto delle misure del Ministero del Turismo e ha dato l'esito più positivo per l'occupazione. Quindi di tutte le misure messe in campo dal PNRR, quelle del turismo sono quelle che hanno un impatto maggiore sull'occupazione, in particolare giovanile, in particolare delle donne, in particolare al sud. Quindi direi che si vanno proprio a cogliere gli obiettivi principali che sono in campo con il PNRR. Anche come impatto del PIL siamo messi molto bene. Poi chiedeva sempre Collina, ristori, fiere. Devo dire che il comparto fiere è quello tra i più soddisfatti dai ristori messi in campo dal Ministero del Turismo. Anche e soprattutto perché siamo riusciti ad avere la deroga alle normative europee, e quindi in tempi rapidissimi siamo riusciti a applicare il modello Germania. Lo stesso dicasi per gli impianti a fune. In tempi rapidissimi siamo riusciti ad avere la replica del modello Francia. Ecco, probabilmente, come sempre, basta copiare quello che fanno gli altri. Noi non è che inventiamo cose, cerchiamo di copiare quello che fanno gli altri, possibilmente meglio, ci accontentiamo di fare uguale. Squeri, digitalizzazione, e a che punto siamo con la realizzazione? L'abbiamo già detto, però voglio essere chiaro su questo punto. Siamo in attuazione della fase strutturale del sistema, quindi stanno già lavorando per realizzare il sistema. Anticipo già una domanda ulteriore. In questa fase l'avevamo già fatto in via preventiva, ma adesso è il momento proprio di farlo in via strutturale, confrontando con gli operatori esistenti, perché l'interoperabilità, ecco, riusciamo a dirlo, deve essere effettiva. Quindi questo è il momento in cui ci si parla con gli operatori affinché tutto sia connesso, e quindi su questo punto siamo abbastanza tranquilli. Ripeto, il nostro obiettivo maggio-giugno è avere il grosso del lavoro già online. Masi. Sulla piattaforma abbiamo già detto, il nostro obiettivo è l'integrazione. Non si va a sostituire cose che esistono, si va a integrare tutto quello che esiste. Quindi soprattutto facendo i due livelli, di livello pubblico e livello privato. Per quanto riguarda il livello pubblico, con le DMO territoriali c'è un costante monitoraggio e rapporto, di modo che si arrivi alla maggiore integrazione possibile. Poi siamo sempre nell'ottica della leale collaborazione, proporre ma imporre. Quindi noi proponiamo un modello, siamo abbastanza convinti che poi alla fine lo standard è quello, dopodiché se uno decide di starne fuori, è bontà sua, non è che possiamo imporre. Però ragionevolmente sono convinto che alla fine arriviamo tutti, perché stiamo lavorando tutti nella stessa direzione, e che a fare PIL. Lo stesso dicasi per gli operatori privati. Per quanto riguarda il tax credit, è oggi in conferenza unificata, quindi il 2021 va oggi pomeriggio, penso in questo preciso istante, in conferenza unificata.
Per quanto riguarda il 40% al sud, c'è già nell'avviso, sono normate, quindi è nell'avviso esattamente preciso in questo modo. Per quanto riguarda l'aspetto dei controlli, ci sono tutta una serie di controlli che riguardano eventuali come dire, distonie, ci sono controlli e revoche qualora le cose non vadano come devono andare. Più in generale, un altro accenno che aveva fatto interessante sul turismo accessibile, stiamo lavorando anche con fondi del Ministero e con fondi del Ministero del Ministro Stefani per fare dei progetti in quest'ottica. Ne abbiamo anche parlato con il Presidente Pancalli e quindi stiamo elaborando un progetto particolare che riguarda il turismo accessibile. Per quanto riguarda in generale sui controlli, però, io ci terrei a dire questo punto. Siamo dell'idea di fare il più possibile per il futuro, perché tante attività ce le siamo ereditate da atti amministrativi già in essere, quindi abbiamo dovuto completare un lavoro già in corso. Per il futuro siamo per la massima come dire, autoliquibilità, liquidabilità dei ristori, sostegni che dir si voglia, cioè prevedere dei meccanismi automatici. Per esempio, agenzie di viaggio e tour operator, bene, anziché inventare l'acqua calda, gli daremo la fiscalizzazione di 6 mesi dei contributi. Quindi per 6 mesi le aziende non versano i contributi, vengono fiscalizzati. C'è da fare semplicemente la richiesta, voglio che me li fiscalizzi, sì, no. Basta, dopodiché è automatico. In questo modo tu hai controllo e va via tutto liscio come l'olio. Hai anche un altro obiettivo, perché la fiscalizzazione dei contributi evita un effetto che c'è stato in via residuale di prendi i soldi e scappa, cioè prendi i contributi, poi per un motivo o per l'altro, assolutamente legittimo, porti il libro in tribunale, vabbè, però ahimè quelli sono soldi persi. Invece il nostro obiettivo è mantenere i posti di lavoro. Quindi in questo modo noi siamo convinti che si ottenga la massima efficacia possibile del sostegno che si va a dare, perché è automatico e va nell'ottica del mantenimento dei posti di lavoro. Zucconi faceva una riflessione sul PIL nominale, assolutamente condivisibile, è chiaro che verranno fatte tutte le valutazioni del caso, anche tenendo conto dell'incremento dei fondi energetici che devono depurare il dato, per cui su questo punto sono abbastanza, anzi assolutamente tranquillo. Moretto, diverse questioni. La cassa Covid, Orlando ha voluto mantenere lo strumento esistente anziché prolungare la cassa Covid. La nostra richiesta è di far sì che le due cose siano assolutamente equivalenti. Con tutte le difficoltà del caso, le due cose sono equivalenti. Proprio oggi dovrebbe essere uscita una circolare che va a semplificare la procedura, perché si tratta di uno strumento nuovo, però l'effetto è lo stesso. Gli operatori sono in cassa integrazione. Quindi stiamo monitorando il fatto che con dei provvedimenti amministrativi si rendano i due strumenti equivalenti. Banca dati. È il discorso del titolo quinto di cui dicevamo prima. Da anni la questione era aperta e invece l'abbiamo chiusa, facendo una interlocuzione seria, serrata. Abbiamo chiuso il protocollo tecnico con le regioni per l'identificazione dei codici. La banca dati è passata nel suo schema generale a tutti i controlli del caso, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e quant'altro. Quindi lo strumento adesso c'è. Adesso siamo nella fase di realizzazione della piattaforma affinché gli operatori possano mettere i codici. E quindi qui c'è un dato interessante. I massimi operatori sono assolutamente d'accordo nell'utilizzare la piattaforma. Airbnb, Booking, Expedia, eccetera, hanno la convenienza, è il termine esatto, a alimentare la banca dati. Perché? Perché questo garantisce la qualità dell'offerta turistica. Non c'è cosa peggiore di lanciare un'offerta e poi trovarsi un feedback negativo dal loro punto di vista. Quindi, matchando le due cose, la banca dati e la disponibilità della maggior parte degli operatori di alimentarla, si arriva sostanzialmente a un forte contrasto dell'abusivismo,
che al netto delle questioni fiscali, dal nostro punto di vista, significa garantire un miglioramento netto della qualità dell'offerta, perché l'abusivismo tipicamente non porta con sé una qualità elevata dell'offerta, mentre chi lavora in chiaro, trasparente, in modalità trasparente, deve garantire una qualità dell'offerta. Per quanto riguarda la classificazione, sono assolutamente d'accordo, come sono d'accordo sul fatto che sia di fatto un tema superato dagli eventi, però proprio perché è superato dagli eventi cerchiamo di rimettere in ordine le cose. Ormai chi compra una camera la guarda su internet e non guarda le stellette fuori, però facciamo in modo che le due cose si parlino. E su questo, siamo d'accordo, sarà uno dei temi che affronteremo nei prossimi mesi. Per quanto riguarda il click day, perché si parlava della cronologia, poi più tardi arriva una domanda su click day, rispondo una volta sola. Noi qui abbiamo purtroppo una necessità, siccome le risorse sono scarse, oggettivamente scarse, non possiamo che fare un'operazione per quanto riguarda il credito d'imposta a rubinetto, perché non ci sono risorse per tutti, quindi in quest'ottica non si può fare diversamente. Però da un lato siamo sicuri che poi, se la misura tira, c'è la possibilità di rifinanziare. Ho già sottolineato al governo la necessità di prevedere misure automatiche affinché, se una misura tira e un'altra non tira, si girino le risorse laddove c'è maggiore necessità, e c'è anche la disponibilità a livello governativo di bilancio, qualora una misura funzioni molto bene, di rifinanziarla. Quindi su questo aspetto siamo abbastanza tranquilli. Quindi purtroppo però dobbiamo scegliere una modalità a rubinetto, perché le risorse in quell'ambito sono limitate, c'è la riserva sud, quindi per mantenere la riserva sud e le disponibilità necessariamente dobbiamo mettere il rubinetto, altrimenti la riserva sud non la fai mai, perché purtroppo lì il tiraggio è inferiore nel tempo. Altre questioni? Sulle guide, lì al Senato ci sono questi due disegni di legge, sono due disegni di legge che hanno due filosofie differenti. Abbiamo come Ministero creato una sintesi, mi auguro che il provvedimento vada in porto in tempi rapidi, perché non è nostra volontà fare un decreto come avremmo potuto fare e chiudere la partita, quindi questa ce la teniamo come estrema ratio. Continueremo la collaborazione con la Commissione per arrivare a un'intesa, qualora vediamo che entro l'estate non se ne viene a capo, faremo un decreto, è morta lì. Binelli, allora, è verissimo che per quanto riguarda le strutture ricettive abbiamo dei benchmark anche italiani di altissimo livello. L'obiettivo nostro è chiaramente di diffondere questi benchmark. È una delle finalità dei fondi che abbiamo, quindi non solo riqualificazione ma anche innalzamento dei benchmark, al di là del credito d'imposta e del contributi a fondo perduto e degli investimenti, perché poi è vero che sul credito d'imposta ci sono risorse limitate, però poi ci sono i contributi a fondo perduto, poi ci sono i finanziamenti, poi c'è il fondo rotativo, insomma ce n'è per tutti. Ognuno si può scegliere il mix delle diverse tipologie di finanziamento e di contributo a seconda della propria caratteristica e tipologia aziendale. Verissimo il punto che i 2 miliardi e 4, e rispondo già a Andreuzza, sono oggettivamente limitati. Da un lato abbiamo cercato di moltiplicarli con le operazioni di carattere finanziario, dall'altro giustamente bisogna considerare la connessione con altri investimenti che ci sono in altri ministeri, perché va da sé che se il collega amico Franceschini ha il finanziamento dei borghi, va bene, è sotto la cultura, ma per me sempre turismo è. Se Giovannini ha delle infrastrutture, è infrastrutture, ma sempre turismo è. Quindi altri paesi hanno fatto la scelta di mettere più risorse sotto il cappello turismo, noi le abbiamo sparse in più ministeri, però non è vero che sono solo 2-4, cioè ci sono anche le altre risorse in altri ministeri che aiutano il settore turismo.
ribadisco il concetto fondamentale del prevedere un meccanismo automatico di riversamento di misure che non tirano, proprio per evitare lo spreco dei fondi PNRR. Qualora tu ti trovi che una misura raggiunge a fatica l'obiettivo, va bene, quando bene ha raggiunto l'obiettivo, se poi da lì non vai oltre, giralo da un'altra parte. Ci sembra una operazione di assoluto buonsenso, l'abbiamo proposta e siamo convinti che troverà ampio accoglimento. Perché, ribadisco, non si va togliendo target, che ne so, se il 40% sud è il 40% sud, bene, 40% sud, quello non lo tocchi, però se poi da lì non vai avanti un centimetro, piuttosto che evitare che le misure vadano in economia, meglio girarle altrove. Vallascas, sviluppo, due domande. Sviluppo e rinnovabili, vabbè, ma l'abbiamo detto sul tema di sostenibilità. Per noi sostenibilità è migliorare il patrimonio, far rendere il patrimonio. Per inciso, il fotovoltaico è compreso fra gli investimenti del credito d'imposta, quindi quel tema è risolto in radice. Per quanto riguarda il tema del lotta nazionale, ambizione che da anni si trascina, la posso dire tranquillamente, mia opinione personale, sono talmente alte le barriere all'ingresso che ritengo irrealizzabile un obiettivo del genere. Ahimè, però ormai siamo in queste condizioni. Viceversa, ci sono interessanti iniziative che si stanno portando avanti. Per esempio ITA ci ha proposto un intervento molto interessante su una piattaforma di incoming in connessione con FS. Ecco, quello si può fare e su quello lavoriamo. Quindi laddove ci sono delle possibilità percorribili, noi sicuramente le percorriamo. Tiraboschi, ma in realtà io non vedo una contrapposizione tra hub e ecosistema, perché noi parliamo ecosistema del turismo, ecosistema degli operatori del turismo, non è che si può fare, si deve fare. E quindi è esattamente quello l'obiettivo, creare un ecosistema in cui le piattaforme che si occupano di turismo parlino la stessa lingua. Dopodiché vale sempre la regola proporre mai imporre. Se uno sceglie di parlare una lingua diversa è una scelta sua. Dopodiché, ormai maggio è vicino, avremo la possibilità tutti insieme di valutare il lavoro fatto e con le opportune critiche migliorarlo. Però io sono abbastanza ottimista che ci sarà un ampio, come dire, consenso sul lavoro che si sta facendo. Un dato fondamentale, alla senatrice non sfugge che la lettera R della Costituzione del 117 dice che il dato statistico informatico è competenza nazionale. Quindi su quel punto la politica è nazionale, lo dice la Costituzione, quindi di che parliamo? Sulle guide, vero che nel fare la riforma vanno previste anche giustamente qualificazioni delle nuove figure, quindi al netto della questione parlamentare che ci sono filosofie diverse che devono trovare una sintesi, va bene, troviamo questa sintesi per amor di Dio, altrimenti la troveremo comunque, però non dobbiamo fermarci lì, le nuove guide devono anche avere una formazione adatta a un mondo che è cambiato, che è sicuramente il digitale, ma non solo il digitale. Quando si parla di turismo lento, di enogastronomia, va da sé che il turista non chiede più solo la storia del Pantheon, ma chiede anche tutto quello che ci sta intorno. E quindi va da sé che il tema della formazione è fondamentale. A mio avviso sarà la soluzione per trovare la sintesi fra le due filosofie, proprio la formazione. Per quanto riguarda il mix, dicevamo, dell'hub tra commerciale e istituzionale, esattamente quello l'obiettivo. Una piattaforma che parli la stessa lingua. Dopodiché ognuno carica informazioni su quella piattaforma. Se noi giriamo col nostro baracchino per il paese, abbiamo la simpatica novità che si aggiorna a seconda di dove siamo. Il problema è alimentare il dato, non è creare la piattaforma. Noi facciamo la cornice. Il grosso del lavoro lo dovranno fare i singoli territori, i singoli operatori per alimentare la piattaforma. Questa è la vera sfida. Noi mettiamo a disposizione l'ecosistema, però non possiamo chiaramente sostituirci al fatto che ognuno deve fare la sua parte, ma che sta già facendo. Questo è il dato interessante.
Per quanto riguarda una certa flessibilità sul fotovoltaico, abbiamo già risposto, una certa flessibilità sulle domande faremo il nostro possibile compatibilmente su quello che abbiamo detto. In particolare il credito d'imposta ha, ahi noi, dato un budget limitato, una risorsa limitata, e quindi oltre quello non possiamo andare. Il target europeo devi raggiungere tot aziende, quindi cerchiamo di arrivare lì nel modo migliore possibile. Non sono assolutamente come dire, preoccupato sul fatto che ci sia la possibilità di rifinanziare una misura che tira. Sono preoccupato se una misura non tira. Ecco, io farei la preoccupazione all'incontrario. Cioè, se metti delle risorse e non vanno, allora sì, mi pongo una domanda. Ma se le risorse vanno, vabbè, quando c'è un progetto buono, avendo una certa esperienza di bilancio pubblico, si trovano sempre le risorse. Il problema è quando non le spendi, che è un problema storico del nostro Paese. Se uno guarda la spesa di investimento del nostro Paese, si accorge che non tira mai. Ecco, quella domanda ci dobbiamo porre. Dopodiché, queste misure, e rispondo a un'altra domanda, non hanno difficoltà grandi di spesa per la filiera istituzionale, perché si rivolgono direttamente ai privati. Quindi non avremo il problema che hanno altri ministeri di tutta una serie di interventi a livello territoriale, di enti diversi, autorizzazioni, eccetera, e quant'altro, che allungano di molto la capacità e la possibilità di spesa. Nel caso di interventi diretti ai privati, fortunatamente la capacità di spesa è molto veloce. Sulle garanzie e sull'accessibilità al credito sappiamo essere un enorme problema. Per quanto riguarda la moratoria, l'avevamo proposta come Ministero nel sostegni ter, non c'era disponibilità perché era una misura molto veloce e come dire, corta nei tempi. Riproporremo l'emendamento adesso al Senato come Ministero, ma anche se i parlamentari lo propongono siamo ben felici e speriamo che si trovi accoglimento. Speriamo che vada in porto, perché questo limita un po' quel paradosso di cui parlavamo prima dell'accesso al credito nel comparto turismo. Per quanto riguarda Croati, diverse questioni, rispondo una volta per tutte, tutti i fondi previsti qui sono già a bilancio e sono già stanziati e sono già previsti i tempi di erogazione, quindi non ci sono problemi sotto questo aspetto. Gli avvisi sono già pubblicati, delle sintesi abbiamo già detto. Per quanto della sintesi per quanto riguarda il tema delle guide turistiche abbiamo già detto, non mi ripeto. Su Caput Mundi la nostra intenzione è di arrivare al massimo livello di coinvolgimento possibile per quello che sono i tempi, perché anche qui abbiamo dei tempi molto 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 ristretti, però già ieri con Gualtieri abbiamo fatto un interessante incontro, un interessante approfondimento, ma avremo modo magari di avere una seduta tematica. Tra l'altro il sindaco ci ha invitato al Consiglio Comunale di Roma per esporre un po' i temi che riguardano il turismo di Roma Capitale. Avremo magari occasione in quella sede di fare un approfondimento particolare su Caput Mundi. E chiudo Andreuzza, abbiamo già detto in generale dell'utilizzo dei Caput Mundi dei 2 miliardi e 4 che non sono solo legati al turismo. Per quanto riguarda due temi, la formazione, verissimo, abbiamo già portato avanti delle istanze con il Ministro Bianchi e la collega Messa per spingere sull'informazione legata al turismo. Un solo dato per essere consapevoli della situazione: quando pensiamo che la Spagna va un po' meglio di noi, decisamente meglio di noi sotto certi aspetti, ricordiamoci che la Spagna ha 60 ITS legati al turismo, l'Italia 14. Quindi noi investiamo un quinto della Spagna in formazione specifica sul turismo. Dopodiché, se mancano professioni nel turismo, mi sembra abbastanza evidente. Chiudo sul tema collegamento con altri ministeri, agroalimentare. Certo, i collegamenti ci sono molto stretti. Non è un caso che come ministero abbiamo proposto in Italia il sesto congresso dell'enoturismo. Per la prima volta si terrà in Italia, anche questo è un paradosso. L'Italia, che per il vino è il numero uno al mondo, se non il numero due, o comunque ce la giochiamo con la Francia,
Non c'era mai stato in Italia il congresso mondiale dell'enoturismo, l'anno prossimo si terrà a Alba il congresso mondiale dell'enoturismo, però lo faremo precedere da un evento in ogni regione, perché vogliamo che non sia solo una settimana legata a quel tema, ma diventi un tema che diffonda il tema del turismo legato al vino in tutto il paese. Dopodiché la cosa simpatica è che è la prima volta che si fa in Italia il sesto evento, però bastava chiederlo e ci hanno detto subito di sì. Grazie. Grazie, è stato preciso e ha risposto a tutte le domande. Io chiaramente raccolgo anche favorevolmente, insomma, la sua disponibilità a metterci a conoscenza immediatamente delle azioni che il Ministero intende mettere in atto, non perché manchino i canali di informazione, ma perché questo ci consente comunque una maggior diffusione e penso che alla fine ci facciamo tutti un grande piacere come Paese. Quindi grazie, ringrazio i colleghi senatori, il Presidente Girotto e chiudo la seduta.